Alleluia, sì, fratello. Sono nella città nuvolosa, con angeli metallici, bellissimi, cosi, volanti. Cristo Dio, che bellezza paradisiaca. Voglio trasferirmi qui. Porca puttana, voglio una casa su quel palloncino. Non mi importa se è instabile. Non me ne frega niente. Io voglio vivere qui, guardate che cazzo di bellezza. Porca puttana, Eva. Porca puttana, Eva. Padre Comstock, il nostro profeta. Che si dice in questa cabina? Piccioni. Caricamento intenso. Perché manderanno un salvatore tra di noi se lui non alzerà un dito alla nostra salvezza? E anche se non ci meritavamo la sua mercy, la sua... ci ha portate al nuovo Eden. Il nuovo paradiso. Un'ultima chance per la redenzione. La mia traduzione è qualcosa di ignobile. Perdonatemi, io faccio quello che posso. Faccio quello che posso. Con le mie limitate capacità da triceratopo. Che è un tipo di dinosauro. Non c'entra niente con me. Io sono un mammifero. Mammifero bipede, ma comunque con capacità intellettuali a volte limitate, molte volte limitate, soprattutto quando sono su YouTube. Poi le cose cambiano. Devo stare zitto un attimo e ammirare questa bellezza. Porca puttana, non so mai godermi le piccole cose, questa è la verità. Non so mai godermi le piccole cose. Guardate questa scena. Respirate l'aria. Laurea di questo posto, benedetto da Dio. E il profeta ci porterà. No, e il profeta porterà le persone al nuovo Eden. Ok, c'è un nuovo Eden, l'abbiamo capito di questa storia. Cristo Dio, e c'è questo tipo profeta barbone, Comstock. Tutto chiaro, Cristo, tutto chiaro. Adesso dove si va? L'agnello è il futuro della nostra città. Bla bla bla. Bla 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 bla. Voglio tutti i vostri soldi. Io sono venuto qua solo per i soldi, soldi, soldi. E una casa nelle nuvole, baby, yeah. Flying in the sky when there's water on the floor. Qualcuno dovrebbe davvero spegnere il rubinetto qua dentro. Cristo. E poi le candele nell'acqua. Qualcuno mi spiega quale brutto malato perverso interior design ha ideato questo abominio? Ah? Io lo voglio sapere. Signor Comstock, le sue chiese mi lasciano perplesso. Fiorellini. Devo scoprire come uscire da qui. Ben detto, fratello. Mi ha già stancato questo coro angelico. Chiedo scusa, dove mi trovo? In paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio. Meglio che tenga per me queste domande. Il giorno del giudizio sarà per te oggi, se non taci quella bocca, brutto uomo rasato. Il giorno del giudizio, ma chi si crede di essere? Per decidere che c'è un giorno del giudizio, ma... Per favore... Ed ogni anno, in questa occasione, rinnoviamo il nostro impegno verso la gente città, strana che prega andando avanti nell'acqua mezzi immersi. Quello secondo me sta urinando nelle acque del battesimo. Il miracolo. Se il profeta avesse abbattuto i nostri nemici a Wounded Knee e non si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, sarebbe bastato. Se il profeta Senti, si... mi stai assordando, Cristo. Mi ha fatto venire voglia di abbassare il volume ancora. Oh. Oh.
fosse scagliato contro la Sodoma. Fammi entrare in questo cerchio, fammene andare da questo posto dannato da Dio. Nuovo arrivato a Sodoma è un modo di dire che vuoi farlo al doggy style con me, brutto schifoso preto molestatore. Ho solo 13 anni, lasciami in pace. Come si torna indietro? Oh, oh Cristo, tutti i tipi uguali. Ok, ok, non ho scampo, direi. Tu non sei uguale agli altri, tu sei pelato. Non pensavo i tipi pelati potessero entrare in paradiso. Non mi piacciono le regole che avete qua giù. Non mi piacciono affatto, signor Battesimo. Ah no, non è il tuo nome. È quello che mi stai per fare. Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Come ti pare. Bagnami della tua acqua sacra o quello che ti pare. Nel ventre di Columbia. Non saprei, fratelli e sorelle. Questo non mi sembra molto purificato. Ehi, mi stai uccidendo.